Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti, nuovo video chiacchiericcio. Come state? Spero bene. Allora, questo è un video appunto chiacchiericcio per stare un po' con voi. E niente, oggi mi sono vestita in una maniera piuttosto diversa dagli altri giorni, perché sta cominciando a fare freschetto anche da noi qui in Sardegna, non fa più caldo come prima, come sentivo io. E vi faccio vedere il mio outfit. Aspettate un secondo. Allora, questo è il mio outfit, come potete vedere, con i miei pantaleggings e questa maglia bellissima, bella davvero, molto bella. Sì, vabbè, a parte le pantofole che tanto tra un po' come cambio. E questi sono i miei pantaleggings, vedete? Questa è la mia maglia e nulla, chignon a parte, e vabbè. Quindi nulla, torniamo alla base. Allora, nulla ragazze, dunque, vi ho fatto vedere il mio outfit. Non sono truccata oggi perché non mi andava. Come ho detto sempre in mille video, preferisco ogni tanto far respirare la mia pelle, ma sì, e nulla. Quindi alla fine, oggi stamattina mi sono alzata alle 6 perché mi faceva male la schiena, anche nonostante il mio materasso è ortopedico e morbido, però la mia schiena è quella che è. Io ho la lombo-scoliosi, non lo sapete voi, ma è così, ho la lombo-scoliosi, quindi ogni tanto la schiena si fa sentire anche lei, ma vabbè, dettagli. E niente, ah, come vedete ho la location in cucina perché sto registrando in cucina, ma vabbè, niente, per dirvi voi se mi chiedete dove sono, chiedereste, no, se lo sentite, se mi chiedete dove sono, sono per l'appunto in cucina e nulla. Quindi cosa dirvi? Stamattina fa un tempo veramente allucinante, pare che si deve portare via mezzo mondo. Perché c'è molto vento, non lo so, non sono uscita fuori, non è detto se c'è vento o meno, però ieri notte era vento davvero, molto vento. Ahia, fanno male questo occhio qui, mi fa malissimo. Ahia. E nonostante ho messo il collirio mi fa un po' male, vabbè. E niente, quindi che dire. Sperando che questo video vi possa piacere, non è nulla di che, sperando che vi possa far compagnia e niente. Non esco di casa perché tanto non me la sento, c'è troppo vento e non vorrei che mi. Come si dice che che mi trascinasse da una parte all'altra, che mi spattolasse da una parte all'altra, non so se dice così però. Così io la penso, così è. E nulla, ieri sera cosa ho fatto di bello? Ho guardato il commissario, come si chiama? Non è Montalbano, il maresciallo Proietti, mi pare che era su Premium, su Rai Premium, era bellissimo. Allora, ultimamente stiamo dando sulla Canale 5. Come si chiama? Viola come il mare. Per carità, bello, ma ancora non ho avuto modo di vederlo. Chissà quando lo vedrò. Lei è una delle attrici che sa recitare bene più delle altre attricette. Scusate se mando le freccette, ma è così. Perché le frecciatine, ma certe attrici non sanno recitare. Lei è la migliore che sa recitare Viola. Cioè, Francesca Chelemi sarebbe, Francesca, il suo vero nome è Francesca Chelemi, sa recitare meglio delle altre attrici, quindi non vedo perché altre devono dire che non sa recitare, perché invece non è vero, sa recitare benissimo, come attrice è top, dal top del top. Io non vedo, su Facebook hanno scritto, hanno detto, ma come attrice non sa recitare né qua né là né. Cosa vuoi dire? Sa recitare meglio di te, innanzitutto, cara mia. E secondo me è una di quelle che si occupa del segreto di Puente Viejo. Vabbè,
Quelle sono recitate bene, però meglio Viola che loro, meglio Francesca che lei, che quelle del segreto. Non vorrei mandare troppe frecciatine, ma è così, è la realtà. E niente. Quindi, tutto sommato, raga, che vi dico? Mi piace di più come recita Francesca Clini. Tornando a noi, il tempo, appunto, vi dicevo, non è il massimo, ma non è neanche, boh, ogni tanto esce il sole a tradimento, però vabbè. Sembrava che doveva piovere stamattina, invece ancora non sta neanche piovendo. Già, aspettate un secondo, che ve lo faccio vedere. Vedete? Che non sta facendo nulla di che, ops, si è riflesso e non si vede bene. Aspettate un secondo, che ve lo faccio vedere di qui. Vedete? No, così non si vede una mazza. Dovrei metterla più così. Ok, così forse si vede qualcosa. Ecco qua, sì. Lo so che purtroppo l'immagine non è il massimo perché ci sono i pixel bruciati, però se li metto così è meglio. Allora, la giornata non è delle migliori, però io vedo che non c'è tanto vento, boh, non so neanche se voglio fare un giro a cosa per Palau, non ne ho idea. Oddio, perché è diventato così? Ah, ok. È diventato scuro all'improvviso. Perché l'ho messo troppo scuro io. Vabbè, meno male che questo telefono ha tutta la bellezza di questo mondo, anche se non è il telefono dei miei sogni, non me ne può fregare una mazza. È importante che faccio bel. Beh, stavo facendo tutto sporco lavoro. No, non si può sentire. Il suo bel lavoruccio, dai. E niente ragazze, io non so se uscire di casa o fare altre chiacchiere con voi, perché stavo pensando di fare la live, ma poi la live non me la caga nessuno, scusate il termine, ma così non me la calcola nessuno. E niente, fatemi sapere sotto i commenti cosa ne pensate di questo video. Questo video chiacchiericcio barra sì, video chiacchiericcio, perché altro non so cosa dirvi, cioè saprei cosa dirvi. Ieri ho, come dire, guardato appunto proietti in televisione, ho mangiato tanto di quel riso a insalata, che tra l'altro ce n'è rimasto troppo, un gruzzoletto così ce n'è rimasto in frigo. Se sentite rumori è sotto di noi, nell'appartamento secondario sotto. C'è gente che sbatte il portone, ma vabbè, dettagli. E niente. E quindi, sì, vi stavo dicendo, il riso è rimasto un piccolo gruzzoletto, nel senso, un briciole avanzate però di riso. Con il riso, e sto pensando di farmi un po' di pasta oggi col, ma vabbè che è avanzato il riso, ma secondo me tutto quel riso, col poco che è avanzato, oltre a mangiare mi farò anche un po' di pasta con la panna, si vedrà. Già, ma adesso che ore sono? Fatemi vedere un po', le 10:17. No, non è ora ancora di mangiare, pensiamo noi. Io, se mi starete chiedendo, hai già fame? No, non ho fame, ma quando parlo di cibo l'ormone della fame si attiva. Non è colpa mia, ma ho sentito dire che quando si attiva l'ormone della fame, non ho capito perché succede, ma forse perché ci piace mangiare, ma è ovvio. Raga, è scontato. Già. E nulla, quindi ieri sera mi ho visto parecchi programmi in TV, ascoltando tra YouTube e ecco, volevo dirvi, mi ascolto parecchi vostri, giro un po' su YouTube e giro anche un po' guardando la tele, mi connetto tra TV e YouTube,
Cioè, nel senso, tra il telefonino e la televisione, e vi guardo un po' dei vostri video. Voi direte, ma come fai a guardarti l'uno e l'altro? Non ti viene male? No, sono un po' smart work. No, ma che dico smart work? No, 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 non voglio dire smart, voglio dire multitasking. So che mi riesce meglio sia a fare l'uno e l'altro, sia guardare la tele e il telefonino. Ma vabbè, non so se si può dire multitasking, se c'entra qualcosa con la tecnologia, ma perlomeno penso di aspettate perché mi vedo troppo illuminangi, ovvero troppo illuminata. No, aspettate, torno con meno che è meglio, va? Se no è troppo, come dire, troppo luccica solo. Già che non ho messo nessuna ring light, perché raga, non mi andava di mettere la ring light, questo video ci resta così com'è. E niente. Anche perché non ho caldo, ma preferisco restare così com'è. Sì, mi direte adesso quanto c'entra il caldo, le vampate di caldo, appunto, con la ring light. Perché mi dà caldo la ring light, preferisco stare senza appunto la ring light. Non è una ring light di quelle potenti che fa un caldo astronomico, perché la mia è piccola così e larga così, ma non fa tutto sto caldo, assolutamente. Sono io che non mi interessa avere la ring light al momento, appiccicata al telefono, cioè incastrata al telefono, quindi per il momento siete appoggiati sopra una pezzetta per prendere le cose calde e appoggiate anche il mio astuccio di scuola delle superiori, quindi vabbè, niente, tanto per dirvi dove siete appoggiate. E quindi vi stavo dicendo, ogni tanto passo un po' da Mash Beauty, ancora non sono passata dalle Martinos, quindi ieri sono passata un po' da tutti tranne che, come sempre, devo passare dalla galassia, i giochi della galassia. Non lo so perché non riesco a passare sempre. Mi dimentico, più me lo scrive lui, più me lo dimentico. Dovrei passare, ma non sempre riesco. Boh, vabbè, non lo faccio apposta, raga, che vi devo dire. Ciao. Vabbè, man mano che pubblico questo video proverò a passare da lui, dai. Poi cos'altro volevo dirvi? Volevo dirvi che... Ah, allora, tra poco dovrò fare i video dei preferiti di questo mese, cioè quello che mi piace di più, le cose che mi piace di più fare o organizzare durante la settimana, questo voglio farvi, che poi non mi organizzo mai nulla perché sono una disorganizzatrice che non ce n'è, cioè nel senso che lascio così, mi lascio così a ruota libera quello che devo fare e null'altro. Già. Quindi, niente. Questo video è a conclusione, appunto perché non ho altro nulla da dirvi e ci vediamo appunto dopo un altro video. Non lo so quando, scusate un po' se sono un po' moscia, ma sono ancora mezza mille sogni, nel senso che sono ancora addormentata. Il caffè sembra non avermi fatto un piffero. Non lo so. Se mi vedete sorridere, perché viene da ridere, perché ancora c'è sonno. Ma prima o poi mi riprenderò, tranquille. Un bacio. Le mie unghie sono queste. Le ho fatte con lo smalto di Wycon, che il numero, ahimè, non me lo ricordo. Però è questo color melanzana. Se mi piace, sono felice perché è troppo bello. Mi piace molto e non è neanche brutto da vedersi. È bellissimo, anzi. All'inizio l'ho messo un po' alla cavola, alla rinfusa, poi però l'ho un po' aggiustato. Non tanto perché non sono un estetista, però ho potuto. Non sono una, come si dice? Oltre ad essere estetista, un'icotecnica, non so se c'entra la stessa cosa o meno, però sta il fatto che siamo lì lì, ho voluto fare queste unghie così, scusate, no, cosa, vabbè.
Così, la bella è meglio. Mi sono arrangiucchiata. E niente, ragazze. Questo era tutto. Un bacio, mettete like di supporto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!